Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Mancano esattamente 2 mesi, si spera, al trasloco e forse è arrivato il momento di incominciare a mettere insieme i pezzi e capire cosa serve e cosa non serve, fare un po' di decluttering perché la casa nella quale stiamo andando è grande, ma un po' meno di questa e quindi non si può portare proprio tutto, bisogna organizzare bene tutto quanto. E forse è arrivato il momento di iniziare a farlo, anche perché mancano 2 mesi, ma non voglio che siano 2 mesi di sofferenze, perché al momento stiamo soffrendo, la casa è sempre sotto sopra, ci sono un sacco di cose in giro che ci stanno esplodendo letteralmente in faccia, per cui ho deciso che è arrivato il momento di fare qualcosa e ho iniziato a guardarmi tutta una serie di video di decluttering su YouTube. E voglio mettere in pratica alcuni dei consigli e dei trucchetti che ho imparato. E penso che proprio inizierò dalle cose che usiamo di meno, quindi quelle che non vediamo da un sacco di tempo, di modo da capire se servono davvero, se possono essere organizzate meglio. E giusto per fare un po' mente locale di tutto quello che abbiamo e come poi dovremo organizzarlo nell'altra casa, tenendo in mente gli spazi che avremo a disposizione. Giusto per farvi vedere che non vi sto mentendo, vi farò vedere una mini carrellata di com'è messa la casa in questo momento. Andrea ha tirato fuori un po' di giubbotti perché devono essere portati in lavanderia. La cucina forse l'ambiente quasi messo meglio di tutti, ma non è proprio vero, anche perché è un ordine così apparente. Poi questo bagno ha bisogno di un po' di amore e devo un attimo capire qual è la situazione lì, perché tutti quei detersivi messi lì così non mi fanno vivere bene. In camera ho tirato fuori un po' di cose, dobbiamo fare anche qui un po' di decluttering, con Andrea l'abbiamo già fatto settimana scorsa. Comunque adesso devo fare le cose tutte un pochino più seriamente e mi devo dare da fare, perché le cose non possono andare più così. Sto facendo praticamente una sorta di seconda camera armadio nell'autunno, perché l'ho già fatto, ma adesso sto tirando fuori tutti i maglioni più pesanti perché sta incominciando a fare parecchio freddo. Ritornando nel salone, penso che partirò proprio da questo mobile qui, giusto per capire che cosa c'è qui dentro che non serve più e cosa invece va organizzato meglio. Penso di aver fatto progressi, ma in realtà mi sto facendo un attimo paralizzare dal panico e non lo so, tutte le volte che comincio a fare ordine e decluttering mi sembra solo che le cose diventino sempre di più e mi sembra di non vedere la luce. Però adesso cercherò di focalizzarmi sulle cose che sono riuscita a sistemare e a svuotare e mi darò un po' di forza da sola e spero così di dare un po' di forza anche a tutti quelli che come me si fanno prendere un po' dal panico in queste situazioni. È già pomeriggio, in realtà non è mattina. Stamattina ci siamo alzati parecchio presto, alle 7 eravamo già in piedi e siamo andati nell'altra casa per finire di smontare l'ultimo pezzo che era la cucina e ora la casa è quasi vuota. Dopo vi porto anche di là e vi faccio vedere a che punto siamo. Tra l'altro mi sono accorta che non vi ho fatto vedere la cucina, e la cucina è il progetto più grande in realtà, che se riusciremo a fare quello che abbiamo in mente sarà di grandissimo impatto. Credo che lunedì iniziano i lavori. In realtà l'ansia mi sta venendo un po' anche per quello, perché in realtà manca pochissimo, io non ho molto tempo a disposizione, mi riduco sempre a fare queste cose nel weekend e poi settimana prossima parto anche e quindi mi brucio un weekend che è fondamentale in questo periodo, però cosa dobbiamo fare? Lavoriamo con quello che si può e col tempo che abbiamo a disposizione. Intanto, ieri ho fatto un ottimo lavoro, questo è un sacco pieno di pezzi
peluche e giocattoli che in realtà sono messi abbastanza bene, mi spiace buttarli, infatti non li butterò, li regalerò a qualcuno che davvero può sfruttarli al meglio e dargli tutto l'amore che non possono più ricevere da me. E qui invece è incredibile, ma è tutta roba che ho tirato fuori da questa credenza qui e questo ripiano qui. Sono stupita da quanta roba c'era da buttare. E comunque adesso quel ripiano non è così vuoto e ho svuotato un po' la credenza, però comunque non è pienissima, cioè ora comunque le cose stanno bene dentro, non riempite fino al più non posso. Questi sono dei pezzi di cartone che serviranno in realtà per fare i pacchi, quindi non li butto, però guardate, cioè tutta roba che ho tirato fuori da quel ripiano. Queste sono scartoffie vari che non servono più, già tutto differenziato. Questo è roba indifferenziata, un po' messa. Qui altri qui altri libri e carta. E qui dentro c'è un po' di tutto, non saprei neanche più che cosa c'è lì dentro. Poi qua plastica e qui un po' di roba elettronica. Questo è il mio primo cellulare un pochino più fighetto, ma è giunto anche il suo momento. E poi ho trovato questo, che era il mio MP4. Alcune di queste cose non erano qui dentro in realtà, tipo il telefono e gli MP4 erano dentro quella scatola lì, che era parcheggiata da mio padre, e ho trovato finalmente la forza di andare a prendere un po' di cose e guardare che cosa c'era lì dentro e sbarazzarmene. Ho trovato tipo anche delle agende di quando andavo ancora alle superiori, quindi tutta roba che va smaltita, e tutti i peluche erano in realtà da lui. E qui mi sono portata dietro delle cose che avevamo nell'altra casa, che però in tutti questi mesi possiamo utilizzare e non possono stare lì dentro perché ormai abbiamo riempito tutti i balconi e non possono più starci lì le cose. E adesso queste cose le devo sistemare, per cui capite abbastanza il mio disagio in questo momento, spero. Basta, mi do da fare, poi vi porto di là con me, vi faccio vedere un attimo la casa in che stato è, e poi magari andiamo a cercare un po' di pezzi di decor per abbellire un po' la casa in questi mesi, perché poi mi spiace vivere nel disagio, anche se solo per un mese, però mi piace vivere in una casa ordinata, bella e confortevole. Non mi piace vivere in una casa che è quella che abbiamo in questo momento. Sono quasi a buon punto, il salone sta diventando di nuovo un luogo ordinato e rilassante. Abbiamo dei divani finalmente, lì è un po' meglio, e qua anche. Tranne questa scatola qui, dove ci sono delle cose che adesso porterò in lavanderia, e la scatola che porterò dall'altra parte. Dopo tutta questa fatica sono certa che la prossima volta che comincio a fare di nuovo una roba del genere sarà quando dovremo proprio spostare tutte le cose dall'altra parte, perché non è pensabile. Proprio è un lavoro che non finisce mai e farlo due volte direi che non è proprio il massimo. Per cui direi che per il momento va bene così. Ho tirato fuori un sacco di vestiti che proverò a vendere, e se non li riuscirò a vendere li porterò in donazione. Per il momento è tutto, vi lascerò qui sotto il link al mio profilo Vinted, di modo che possiate andare a vedere lì anche delle cose che sto mettendo in vendita. Ora raccolgo tutte le mie forze per portare giù a buttare tutto quello che c'è da buttare e andiamo nell'altra casa. Eccoci qua. Questo è lo stato attuale delle cose. Qua non c'è la luce accesa, ma c'è il sole acceso e sembra che ci sia la luce accesa. Bellissimo. Un sacco di luce naturale. Questo è il nostro frigo, che al momento è dentro il bagno, perché bisognava assolutamente svuotare la cucina. Vi faccio vedere la cucina per come è messa ora. Sembra molto spaziosa, in realtà lo è. Fatto è che
Per come era organizzata prima, sembrava molto piccola. Andremo per la stessa disposizione dei mobili, però sicuramente sarà molto meglio, anche perché abbiamo intenzione di tirare giù tutte le piastrelle e fare il muro liscio con la vernice basta. Lì c'era un mobile alto che non rimetteremo. La organizzeremo un pochino più diversamente rispetto a come era prima, ma non troppo. Tra l'altro abbiamo fatto fare un po' di prese perché la disposizione sarà diversa. Abbiamo fatto fare dei collegamenti e quindi diciamo che i lavori di distruzione sono già stati fatti. Ora non rimane che attaccare con i lavori veri e propri. Qua è tutto vuoto. Che meraviglia! È vero che proprio vedere la casa vuota ti dà un senso completamente diverso e io riesco a farmi un sacco di idee su come vorrei arredarla. Questa è la stanza cameretta rossa che adesso è vuota e qui ci sarà il guardaroba. Anche qui c'è un bel po' da fare. Questa è un'altra camera, questo è lo sgabuzzo che è quasi tutto vuoto, però devo dire che l'orientamento è simile a quello che abbiamo dall'altra parte, solo che è leggermente diverso, perché qui abbiamo la camera da letto e i bagni orientati verso ovest, che è dove tramonta il sole, per cui è davvero bellissimo perché tutta questa luce naturale, tutto questo sole che entra dentro casa subito a partire dal primo pomeriggio fino a fine giornata, fino al tramonto. E anche le altre stanze sono comunque orientate un po' verso ovest, quindi anche lì arriva parecchio luce. Il salone ne prende un po' di meno, quindi verso il tardo pomeriggio diventa un pochino più buio, però anche dall'altra parte ce l'abbiamo così e ci siamo leggermente abituati a questo tipo di luce. Tra l'altro in estate è davvero bellissimo, quindi quando le giornate sono lunghissime, anche se il salone è orientato verso nord, ci arriva parecchio luce perché comunque abbiamo delle finestre grandi. E poi qui col fatto che non chiuderemo questo passaggio, quindi rimarrà sempre aperto, arriva un bel po' di luce naturale anche dai bagni. Adesso ve lo faccio vedere. Ok. Più o meno, diciamo più o meno, se guardiamo da questo lato qua riuscite a vedere la luce che copre il mio viso. Boh, detto questo, vi ho fatto vedere tutta la casa vuota, più o meno. Adesso mi do da fare perché bisogna svuotare completamente perché lunedì si comincia con i lavori e noi non avremo più tanto da fare. Lasceremo in mano a chi sa fare le cose in tutto e noi riprenderemo i lavori quando ci sarà da riarredare la casa. È già finito il weekend, anzi ne sta per iniziare un altro e prima di chiudere il video volevo tornare qui per condividere con voi alcuni insegnamenti importantissimi che ho imparato questo weekend. E la cosa più importante è che quando inizi un trasloco di lavori in casa è quasi impossibile mantenerla in ordine, quindi a un certo punto te ne devi fare una ragione, devi mettere l'anima in pace e accettare quello che arriva, il disordine, perché se no il rischio è di impazzire, come sta succedendo a me. E quindi questo weekend ho fatto quello che sono riuscita a fare, di più non potevo fare. E la seconda cosa che ho imparato è che puoi fare di meglio con quello che hai a disposizione. E per questo motivo ho deciso proprio di comprare alcune cosine per abbellire la casa, portare l'autunno dentro casa, ma senza spendere troppi soldi e senza stare a impazzire. La prima è questo mazzo di fiori che volevo da un sacco di tempo, lo stavo cercando e finalmente l'ho trovato. L'ho preso da Maison du Monde. Ed è la cosa più bella del mondo, è costato 25 euro, però
Contando che sono fiori secchi naturali, è un ottimo prezzo, soprattutto per il fatto che non sono come i fiori naturali. Questi durano davvero per sempre, non diventano mai brutti e questi saranno un ottimo pezzo di decor per l'autunno. E a proposito di questi, ho comprato anche della schiuma da mettere nei vasi per creare composizioni floreali. Per questo progetto devo comprare altre piante secche, ma andrò a fare un giro da H&M, non ci sono ancora riuscita. Quindi questo è un progetto ancora in divenire. E poi ho comprato delle zucche ornamentali per creare proprio una composizione autunnale. Queste le ho comprate al supermercato, le ho pagate pochissimo, ho pagato 4 euro per 1,3 kg di zucche ornamentali. Poi ne ho prese anche altre due che sono anche commestibili. Però fungeranno un po' da decor e poi verranno mangiate quando sarà il momento. Ne ho presa anche una verde perché è un colore che mi piace davvero tantissimo sulle zucche. Basta, questo è. Mi metto subito a decorare a casa con questi pezzi. Nel frattempo vi saluto, vi ringrazio di essere passati di qui anche questa settimana. Vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo la prossima settimana, come sempre, il venerdì alle 2 con un nuovo video. Ciao!